ampiamente dibattuto su tutti gli argomenti possibili. Io sostengo solo che per poter valutare appieno le varie modalità di gestione dell'acqua basta vedere le gestioni che sono state fatte sul territorio sia italiano che europeo negli ultimi periodi, e possiamo vedere che dove la gestione è privata ci sono dei costi sicuramente più alti. Basta vedere i dati che sono a disposizione anche su internet, che per esempio Arezzo, che è un posto dove l'acqua ci stava privati, o Latina, che hanno avuto incrementi addirittura che arrivano quasi a 300%, sono gestiti da privati e anche a livello di investimenti figurano in posizione medio-bassa, se non quasi nelle ultime posizioni. Quindi l'assioma che i privati fanno più investimenti, basta vedere le tabelle, questo viene subito all'occhio, non è, palesemente non è così. Basta. Bene, grazie. Bini, sì. Sì, grazie Presidente. Per ribadire chiaramente il nostro voto favorevole e per prendere atto della discussione di stasera, una volta tanto è stata lunga ma anche credo proficua, nel senso che probabilmente io stesso non pensavo che alla fine del dibattito anche da banchi della maggioranza ci sarebbero state le prese di posizione, ci sono state, nel senso che probabilmente la nostra mozione non passerà, è passato un ordine del giorno della maggioranza, ma credo che indubbiamente sia da parte del Partito Democratico e da parte di Italia dei Valori si sia aperto a un percorso di riflessione che io auspico, come mi pare di capire all'intervento di Barnini, possa avere le gambe all'interno della Commissione, cioè possa vederci impegnati per la stesura di un documento comune, al di là della votazione di stasera che ci vede divisi probabilmente, non con tutti ma con la maggioranza del Consiglio Comunale, un documento comune che rimetta al centro quello che era ciò che diceva Sandro nella sua dichiarazione di voto, cioè l'inserimento dell'acqua come bene comune, quindi in quanto tale bene privo di rilevanza economica all'interno dello statuto, e per questa via un bene che appunto non è soggetto a privatizzazione. Questo è ciò che a noi interessa, e al di là della forma del documento che noi presentiamo stasera, che sarà votato da una parte del Consiglio Comunale, probabilmente non dalla maggioranza, anzi sicuramente non dalla maggioranza del Consiglio Comunale, essendo questo ciò che a noi interessa, auspichiamo che in Commissione ci possa essere una convergenza su un testo, se è quello di Pisa, come dire, lo prendiamo a modello, se è una cosa simile, se va modificato quello di Pisa, per noi, come dire, siamo disponibili a qualunque opzione, proprio perché il nostro interesse non è quello di mettere la bandierina su questa battaglia, anche perché sarebbe presuntuoso, essendo noi una piccola forza della sinistra, e la battaglia, come dicevano i consiglieri che mi hanno preceduto, una battaglia che ha visto la raccolta di ben 200.000 firme nell'arco praticamente di 10 giorni, e poi si sono ricondotti a due campagne, quella del 25 aprile e del 1 maggio, e qui da noi a ben oltre le mille firme sempre nelle due date che dicevo. Quindi una campagna molto partecipata dalla popolazione del nostro territorio e non solo, e che noi crediamo debba avere, come dire, un epilogo il più possibile avanzato all'interno delle sedi istituzionali, a prescindere da voler mettere le bandierine e venire qui a dire appunto chi è stato più bravo di altri. Noi votiamo convintamente la nostra mozione perché la riteniamo, come dire, ciò che per noi va fatto. Se questo non è elemento di mediazione e ci sono altre posizioni con cui possiamo addivenire a sintesi in commissione, lo faremo, perché a noi interessa, come dicevo in apertura, l'obiettivo. Mi pare si siano dinamizzate le posizioni all'interno dell'Assemblea e non solo all'interno del Partito Democratico, perché anche Italia dei Valori, che voterà il nostro documento, aderisce, se non mi sbaglio, correggimi di Aaron, a livello nazionale a solo uno dei tre quesiti, e quello appunto contro la privatizzazione forzata indotta dal governo Berlusconi, mentre appunto il consigliere Di Mulas stesso ci diceva che è favorevole alla mozione e quindi all'inserimento nello statuto dell'acqua come bene comune, e quindi di fatto ha un modello che va oltre il modello toscano, che invece mi pare di capire la dirigenza nazionale di Italia dei Valori prefiguri come modello, diciamo, tipo. Quindi molto soddisfatti dalla discussione in Consiglio Comunale, anche se non soddisfatti evidentemente a quello che sarà l'esito del voto, voteremo la nostra mozione, e auspichiamo che questa avrà ulteriori sviluppi in Commissione. Io invece prendo atto del
il discorso di Brenda Barnini, però in realtà ne prendo atto solo per giustificare un discorso politico e fa sì che oggi non vada ad approvare una mozione che secondo me aveva comunque i punti cardine. Lo trovo soltanto un escamotage politico per non sommonte, è così. Non sono invece, se l'ha votata a favore poi fa un altro intervento e sarò contento. Ti dico, dal mio punto di vista è solo un escamotaggio politico per venire fuori dal fatto che non si voglia dire in qualche modo che il PD è contrario, però in realtà lo stato dei fatti è che questa mozione non la voterà a favore. Lo stato dei fatti è che noi abbiamo preso su questa mozione 500 firme, quindi voi state disattendendo le attese di 500 persone che hanno firmato questo tipo di mozione, per cui è giusto che vi prenda anche la responsabilità anche con quegli escamotage politici di venirne fuori. Purtroppo in commissione non ho mai visto mai uscire grossi documenti condivisi, perché anche lì fate la parte a padroni, i documenti condivisi sono quelli che presentate voi o altrimenti si condivide ben poco, quindi io prendo atto che il PD, non ti preoccupare, sono mia, per cui dopo intervieni te e fai tua, siamo a posto. Se Dio vuole, lasciamo perdere. Per cui, dal mio punto di vista è così. Poi, se dai il vostro punto di vista non è così, avete la possibilità di dimostrarlo, alzate la mano a favore della mozione e quindi lo dimostrate anche ai fatti, non solo a parole. Va bene. Fatto sta, io prendo atto che il PD oggi non ha intenzione di passare questa mozione e che il resto dal mio punto di vista rimanga in escamotage. Certo, arriveremo un domani molto probabilmente a qualcosa di condiviso, perché vi ci faranno arrivare gli elettori o i cittadini, e questa è l'unica arma che oggi noi abbiamo. Non vi preoccupate, gli elettori e i cittadini un domani vi porteranno a condividere molte più cose in commissione di quelle che oggi pensate, per cui rimanderemo solo questa discussione, ma alla fine in un modo o nell'altro sarete costretti ad accettarla. Ti voteremo a favore. Bene, grazie. Quanti sono votanti? Quanti sono? 27? 27. Beh, io sicuro. Ma è di così, va bene. Bene, chi è favorevole? Prego, consiglieri. 7. Chi è contrario? 8, 9, chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Che vuoi? I contrari? Allora scusate, riabbassate le mani, Luzzi. Luzzi, sei fleccato. Bene, riproviamo sui contrari. Chi sono contrari? Prego, rialzate la mano. Nove, ce l'hai? 9, bene. Chi si astiene? Prego. Dodici astenuti. Bene, grazie consiglieri, buonanotte.